Allora, mi dicono che c'è l'onorevole Di Maio che ha chiesto di intervenire, quindi al telefono. Ok, va bene, certo. Onorevole Di Maio. Buonasera, buonasera Ah, Fazio, buonasera. buonasera, buonasera onorevole Di Maio. Buonasera. Eccoci qua, prego. Io volevo soltanto approfittare, ringrazio l'ospitalità per trasmettere veramente quanto siamo arrabbiati in questo momento, perché eravamo a pochi passi dal formare un governo del cambiamento, e il Quirinale ha respinto la lista dei ministri perché c'era dentro un ministro reo di aver criticato in passato nei suoi libri l'Unione Europea e l'attuale situazione dei trattati che per esempio stanno distruggendo gli agricoltori, stanno distruggendo i lavoratori. Io sono veramente allibito perché c'è una maggioranza in Parlamento che ha espresso un Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dei ministri c'era tutta la lista e non è stato presentato e non è stata accettata. In questo Paese si può essere delinquenti, corrotti, sotto indagine per mafia, per corruzione, si può essere condannati per frode fiscale, si può fare il ministro, ma se ti sei permesso di criticare in passato i trattati che girano intorno all'Unione Europea non sei degno di fare il ministro e questo è inaccettabile, inaccettabile. Quindi le chiedo di permettermi dal vostro studio di dire una cosa. Io chiedo di parlamentarizzare questa crisi istituzionale utilizzando l'articolo 90 della Costituzione che riguarda le responsabilità del Presidente della Repubblica e chiedo anche alle altre forze Cioè, politiche cosa vogliono fare, in particolare a Salvini. l'articolo 90, onorevole, è lo stato in messa d'accusa del Presidente? Io non posso far altro che chiedere al Parlamento di discutere di questo tema perché è veramente incredibile che si sia fatto di tutto in 85 giorni per non permetterci di andare al governo. Abbiamo avuto in passato dei criminali al governo e ci Onorevole, potevano stare. A noi avevamo presentato tutti incensurati. Due cose. Mi dica. Approfittando della sua presenza, anzi tre. La prima è che se lei e l'onorevole Salvini volete venire domenica prossima, naturalmente Con molto siete i piacere. benvenuti. La Grazie. seconda è una domanda che insomma è ovvia, duplice. Lei pensa che in qualche modo l'onorevole Salvini, la Lega, il centrodestra ricompattato potesse avere un qualche interesse a non chiudere l'accordo, insomma glielo dico così come va detto, e ad andare a eventuali elezioni anticipate, visti i sondaggi e i consensi che potrebbero avere? Guardi, vedendo la genesi di come era stata scelta questa squadra di governo, anche la persona che avevamo indicato all'economia l'avevamo scelta insieme, l'avevamo conosciuta insieme per la prima volta. Quindi non è un'impuntatura di una forza politica, ma evidentemente tutti quelli come questo professor Savona non andavano bene, perché tutte le alternative che ci sono state proposte non erano alternative che potessero mettere in discussione un po' quello che gira intorno al deficit PIL, ai parametri della BCE, fermo restando che noi non volevamo uscire dall'euro e nel contratto non c'era né l'uscita dall'euro né l'uscita dall'Unione Europea. Quindi io mi sento di confermare che non c'è stato nessun doppio gioco in questa vicenda. Onorevole, siccome diciamo, lei non, certo non fa difetto la chiarezza, ne approfitto e sarò altrettanto chiaro. Sì. Il Presidente Mattarella ha detto stasera, nel breve discorso che ha tenuto, che lui aveva cercato in tutti i modi che questo governo potesse nascere, accettando anche di dare l'incarico a un Presidente del Consiglio tecnico, seppure il governo fosse evidentemente un governo politico, uscito dalle urne. E quindi un governo a tutti gli effetti politico, ma ha rivendicato il diritto di esercitare la sua funzione, quindi di assumersi la responsabilità sulla composizione del governo e la lista dei ministri. Siccome era una cosa che era nell'aria, ma perché nei giorni scorsi non è stata presa in considerazione l'idea di un altro nome, tipo Giorgetti, per esempio, che poteva piacere alla Lega? Per una semplice ragione, non mi si può dire che siccome noi abbiamo individuato un nome al Ministero dell'Economia e questo non piace o alla Germania o alle agenzie di rating o alle banche europee, quella persona non può fare il ministro. Perché se questa è la ragione, allora non ci facciano più andare a votare e ci dicano che il governo lo scelgono le agenzie di rating e le altre nazioni. Se invece siamo una nazione sovrana, noi avevamo tutto il diritto di esprimere persone nella squadra di governo che avessero un preciso mandato, quello di tutelare gli italiani e i cittadini italiani. Tra l'altro, vi faccio notare che queste agenzie
agenzie di rating che si dicono tutte quante preoccupate per l'Italia sono quelle che non si sono accorte o che hanno nascosto la crisi del 2007 sui mutui subprime e ci hanno mandato in crisi per 10 anni e ancora la stanno scontando i nostri imprenditori e le nostre famiglie. Quindi Onorevole, scusi, io sono in diretta, quindi non sto seguendo purtroppo tutte le agenzie, ma ho fatto in tempo a sentire prima di andare in onda il Presidente Mattarella, che in realtà ha detto di aver voluto difendere i risparmiatori, quindi ha esercitato un veto sul nome del Ministro in nome della difesa del risparmio, non potendo certo prendere in considerazione l'uscita dall'euro. Non c'era l'uscita dall'euro nel nostro programma e non avevamo intenzione di uscire dall'euro. Se questa persona era vendicato per l'economia, il professor Savona era reo di aver detto in passato che in casi estremi ci poteva essere un piano B per l'uscita dall'euro, noi quel piano B neanche l'abbiamo preso in considerazione in questo programma di governo che abbiamo messo insieme con la Lega. E poi l'assurdità di tutto è che è stato convocato subito dopo che si è chiuso il capitolo del governo Movimento 5 Stelle Lega, è stato convocato al Quirinale Cottarelli, che non ha la fiducia della maggioranza del Parlamento e probabilmente ci sarà presentato al Parlamento senza che abbia la maggioranza e la fiducia e diventerà il governo in carica per gli affari correnti, uno senza maggioranza, sì, un ministro con la maggioranza in Parlamento, oltre 10 voti in più al Senato, no. Questo quindi, è assurdo. Quindi lei, onorevole, pensa evidentemente che si deve andare al voto il più presto possibile? Io spero che agli italiani possa essere data la parola il prima possibile, però deve essere chiara, deve essere risolta prima questa situazione, perché è chiaro, se no altrimenti, come si dice alle mie parti, è l'arte dei pazzi. Rivinciamo le elezioni, ci ripresentiamo al Quirinale per formare un governo e ci dicono di nuovo di no. Ed è per questo che dobbiamo discutere la messa in stato d'accusa, perché è evidente che adesso c'è bisogno di parlamentarizzare questa crisi istituzionale, e lo dico perché parlamentarizzandola evitiamo anche atti che scongiuro nella popolazione. Questo ci mancherebbe altro. Assolutamente. Il Presidente del Senato, che era ospite nostro all'inizio della trasmissione, che ha commentato per prima la vicenda, ha anche ricordato come in realtà sarebbe poco proficuo, se non inutile, andare alle elezioni con la stessa legge elettorale, ma mi pare difficile che questo Parlamento possa cambiarla. Ma io credo che tra l'altro sia stato evidente a tutti che la legge elettorale era stata progettata proprio per farci arrivare in una condizione per cui il Movimento 5 Stelle non dovesse andare al governo. Avevamo trovato la strada per andarci comunque al governo, avevamo imposto i temi dei cittadini, il contratto di governo, e nonostante questo ci viene impedito ancora una volta. Io non riesco a trovare altra soluzione adesso che prima di tutto discutere portando l'articolo 90 nella discussione parlamentare e poi andando ad elezioni il prima possibile, ma spero che serva, perché vede, l'atto di oggi scoraggia tanti cittadini che sono andati a votare il 4 marzo e ci hanno dato 11 milioni di voti, il 32%, non era il 51%, formato insieme ad un'altra forza politica. Ribadisco che l'aspetto qui naturalmente, volevo però chiederle ancora una cosa, vado a memoria e quindi posso... L'articolo forse 22, no, direi, della Costituzione dice però che il Presidente della Repubblica, il 92 dice che il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Quindi cos'è che non funziona in questa prerogativa che ha esercitato Mattarella, secondo lei? Nelle motivazioni del fatto che non si nomina un ministro perché è un ministro reo di aver nelle sue ricerche da professore universitario d'aver detto nelle sue ricerche, nei suoi libri, che è critico nei confronti dei trattati UE, dei trattati dell'Unione Monetaria, senza voler uscire dall'euro. E allora, se vogliamo istituire il reato d'opinione per cui una persona può fare il ministro, lo si metta nella Costituzione. E il Presidente li nomina in base alla loro opinione e l'opinione che hanno sull'Unione Europea e sull'euro. Tra l'altro tutti i cittadini sono critici nei confronti dell'attuale impianto dell'Unione Europea, nessuno ne vuole uscire, bene, neanche noi, però ci diano la possibilità di mettere tecnici qualificati. Poi non si capisce perché il professor Savona ha fatto il ministro con Ciampi e andava bene, fare il ministro con Conte non andava bene, è anche un'altra delle assurdità per cui io non riesco veramente a capire. Mi scusi anche il tono, ma sono un po' arrabbiato e potrà immaginare, ma onorevole Di Maio, volentieri vengo da lei. Allora, l'aspetto domenica, se vuole venire con l'onorevole Salvini, siete benvenuti. Grazie, onorevole Grazie Di Maio. Grazie a lei, buona serata. Arrivederci. Ma davvero?